Signor Questore, altro presidio delle forze dell'ordine a lungomare, qual è il bilancio? Questa sera io sto facendo un controllo per capire il dispositivo messo in campo dalla questura, se funziona o meno. Ho visto che siamo veramente, siamo all'altezza, stiamo facendo un buon servizio, abbiamo fatto una serie di controlli sul territorio, abbiamo fermato alcuni gambiani, che qualcuno di questi aveva anche precedenti per spaccio di droga, li abbiamo controllati e qualcuno che era irregolare è stato anche condotto in questura per gli accertamenti di rito. C'è stato anche un sequestro di alcuni sacchi che abbiamo consegnato alla Polizia Municipale, alcuni sacchi di questi, dei venditori ambulanti abusivi extracomunitari che erano presenti sul lungomare. Il servizio prosegue, andiamo avanti per tutta la serata, ma noi poi ci sposteremo anche nella parte centrale della città, nella parte del centro storico e sul corso, perché faremo dei controlli anche su quella parte di territorio dove stasera c'è un enorme flusso di visitatori per le luci di artista. Ecco, abbiamo visto molte forze dell'ordine, c'è un grande dispiegamento interforze, quindi anche vigili urbani, carabinieri, guardia di finanza, insomma il sistema inizia a funzionare? Sì, questo è un dispositivo interforze che è stato voluto in sede del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto, e io ho dato attuazione alle direttive del comitato attraverso delle ordinanze con qui abbiamo messo in campo tutte le forze di polizia municipale compresa. Ecco, c'è un po' di dibattito e anche di polemiche sull'ordinanza del Comune di Salerno che vieta la vendita in bottiglia di vetro della bevanda alcolica. Ecco, si rifà il Comune ad un dettato della Questura Prefettura, è possibile? Certo, io l'ho richiesto io come questore, io ho richiesto appunto per mantenere dei livelli di sicurezza abbastanza alti, ho chiesto al sindaco di emanare un'ordinanza per poter vietare, soprattutto nei fine settimana, ma e su tutto il territorio cittadino, di poter vietare la vendita e la detenzione di bottiglie, soprattutto nelle località interessate dall'enorme flusso di visitatori di luci di artista. Questo è una conquista di civiltà, secondo me, perché noi andiamo a garantire in maniera veramente effettiva la sicurezza dei cittadini, perché immagini lei dopo una giornata, dopo un sabato o dopo una domenica di visite intense, cosa può trovarsi per terra. Quindi c'è un rischio per chi cammina, ma c'è anche un rischio per chi può essere aggredito, per chi possa essere aggredito con l'uso del vetro. Insomma, c'è una percezione di città sicura. Certamente c'è una percezione di città sicura, e nel dispositivo di luce di artista io ho tenuto conto non soltanto della cosiddetta security, ma anche della safety, cioè della sicurezza dei cittadini che devono muoversi all'interno del circuito luci di artista in maniera tranquilla. Infatti abbiamo garantito una serie di vie di uscite che sono presidiate da personale di una società che è collegata al Comune di Salerno, appunto presidiano queste uscite per garantire, in caso di evento pericoloso, l'uscita di tutti coloro che si trovano all'interno, soprattutto del centro storico, che è un budello di vicoletti. Noi abbiamo anche fatto ancora di più, abbiamo fatto anche il senso unico pedonale, cioè abbiamo deciso che, poiché l'anno scorso abbiamo testato che c'era una folla enorme, quindi c'era un andirivieni che era molto pericoloso per la sicurezza pubblica, abbiamo deciso quest'anno, e lo abbiamo messo in campo con un progetto di evacuazione presentato dal Comune e approvato anche in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Abbiamo approvato il senso unico pedonale, quindi ci sono dei percorsi obbligati per garantire la fluidità dei visitatori nel percorso cittadino. Nel fine settimana? Soprattutto questi nei fine settimana e nei giorni festivi, ma ancora vi è di più. Ci sarà anche all'interno delle aree, ma anche del centro storico, ma anche della villa comunale e delle piazze come Piazza Flavio Gioio, ci sarà il contapersone, cioè noi dovremo garantire la presenza di un certo numero di persone che possano consentire in ogni modo
la fuoriuscita dalla piazza in caso di evento pericoloso. Il parametro che è stato preso come riferimento è di 1,2 persone per metro quadrato. Significherà che appena si superano i limiti, appena si sbarra, ci saranno gli sbarramenti che non consentiranno, se non dopo l'uscita graduale delle persone, se non dopo l'uscita graduale, ci saranno questi sbarramenti che manterranno ferme, diciamo, le file per evitare un intasamento eccessivo che certamente potrebbe essere di nocumento alla sicurezza pubblica. Quali sono le aree interessate da questa misura? Ma le aree sono il centro storico, la villa comunale, piazza Flavio Gioia e in genere le piazze, dove all'interno delle quali è più facile poter, diciamo, che possa avvenire un fenomeno di fuoriuscita improvvisa, e quindi dobbiamo garantire innanzitutto una presenza qualificata sotto il profilo numerico, ma poi dobbiamo garantire, proprio perché la presenza deve essere qualificata, dobbiamo garantire una fuoriuscita immediata in caso di evento pericoloso. Stiamo testando, se lei farà un giro lungo via Roma, Corso Garibaldi, vedrà che in ogni vicoletto che adduce all'interno del centro storico c'è un'auto con del personale che deve garantire che non accedono all'interno di queste stradine né autoveicoli e né motoveicoli.